Zombie Apocalypse. Il capitolo 1123 di One Piece si intitola Le due settimane di vuoto. Nella cover, Yamato e Denjiro mangiano l'Oden insieme ai bambini che si erano precedentemente mostrati ostili. Il capitolo inizia ad Egghead, con tutti i Marines svenuti, compresi i viceammiragli. E Snake sta tentando disperatamente di svegliare Pomsky per inseguire i Mugiwara in fuga, ma è tutto inutile. Broggy dà un'occhiata da lontano e dà a Luffy il via libera. Lui e Dorry ammettono che quell'Haki era superiore persino a quello di Shanks, ma non sembrava ostile. Con un enorme sorriso, Luffy urla i suoi ringraziamenti da lontano ad Emmett, che però è spento e non risponde. I nostri hanno finalmente il via libera, i giganti esultano, la loro nave e la Sunny ora viaggiano a gran velocità verso Elbaf. Bonney dorme sul petto di Kuma, Usopp piange di felicità e Luffy si lascia finalmente andare alla stanchezza. Sanji si avvicina però al corpo di Vegapunk che giace silenzioso e commenta tra sé e sé dicendo di non aver seguito proprio tutto il messaggio, ma di aver capito che fosse stato tremendamente oltraggioso registrarlo. Parte così un flashback ambientato ad Egghead due settimane prima. Shaka sta esponendo a Stella un cambiamento di dati direttamente dalla Power Station, nello specifico riguardante la densità delle particelle e il flusso di neutroni. E l'energia usata dai Seraphim è in continuo aumento. Tuttavia la Power Station è in regola. Shaka giunge alla conclusione che qualcuno l'ha manomessa per rubare Mother Flame. Stella rimane scioccato. Il primo nome che viene fuori è quello di Lilith. Con loro c'è Pitagoras, quindi soltanto loro tre hanno un alibi. Per indagare sugli altri serve che vadano in modalità offline per non far scoprire le loro intenzioni al traditore. Una settimana dopo è proprio Pitagoras a scoprire l'identità del traditore. Si tratta di York. Da lei sono arrivati dei falsi dati sincronizzati sul Punk Records. Inoltre, alcune Sea Beast Weapon sono state manomesse, così come alcune Snail, e una Snail bianca è stata trovata. Ascoltando il contenuto delle registrazioni trovate, i tre scoprono che York comunicava con il governo, spifferando la verità sugli studi segreti di Vegapunk relativi al secolo vuoto. Il giorno dopo, l'incidente di Lulusia portò ad aumentare la paura e il sospetto di Stella, che capì immediatamente che il governo aveva bisogno di Mother Flame per alimentare un'arma ancestrale, quella che hanno usato per distruggere Lulusia. Vegapunk ora si sente in colpa per aver personificato la sua invidia creando York. Si ritiene il responsabile dell'accaduto. Capisce anche che ormai è troppo tardi per arrestare York. Il governo si è già mobilitato. Ordina così che venga preparata una scialuppa di salvataggio per gli innocenti dell'isola, affinché vengano risparmiati dall'esecuzione del governo mondiale. Per lui e gli altri punk, però, sarà impossibile fuggire. Decide così di avvisare il mondo prima che il peggio accada, affermando che se dovrà morire, allora venderà cara la pelle. Shaka chiede cosa possa significare la morte per loro che sono dei cloni, e Vegapunk non sa rispondere. Ma dice che c'è un'altra cosa da proteggere, le nuvole isola di Egghead, che serviranno in futuro per salvare l'umanità. Così vediamo i giorni seguenti, in cui Vegapunk lavora su Emmett e York passa di lì, chiedendo cosa stia facendo. Lo scienziato fa finta di nulla parlando di una possibile riattivazione del robot attraverso Mother Flame quando essa sarà perfezionata, sperando però dentro di sé che ciò non avvenga mai. Due giorni prima del presente, così, Stella, Shaka e Pitagoras danno inizio alla registrazione del videomessaggio. Stella piazza poi la Snail dentro Emmett, informando gli altri due della diffusione mondiale del videomessaggio che avverrà dopo la sua morte. Per evitare che ogni possibile cavillo possa rovinare il loro accurato piano, i tre cancellano i loro stessi ricordi di quei giorni. Nella speranza di aver vinto, procedono e si dimenticano tutto. Al risveglio, Vegapunk trova un biglietto scritto da lui stesso indirizzato a tutti e tre. Lì apprende che il governo ha scoperto dei suoi studi e che moriranno, ma dovranno avere fiducia e proseguire ad ogni costo. Ovviamente tutti e tre reagiscono con estremo shock. Arrivano i giorni di guerriglia e Vegapunk, durante la guida per il salvataggio di Bonney, dice a Sanji che lui morirà inevitabilmente. Ma lo scienziato dice un'ultima cosa al cuoco. «Voglio che sia la tua ciurma a trovare il One Piece». Nel presente, mentre queste parole riecheggiano nella mente di Sanji, vediamo i giganti esultare mentre levano al cielo un esausto Luffy e un Usopp che sprizza gioia da tutti i pori. Rotta verso Elbaf.
Picciotti, anche in piena estate, eccoci qui prontissimi per commentare il nuovo capitolo di One Piece. Partiamo dalla mini avventura. La cara e dolce Yamato se la sta spassando in un banchetto di Oden. Insieme a lei c'è Denjiro, che l'aveva aiutata coi marmocchi che le avevano lanciato delle pietre. E proprio i marmocchi li vediamo contenti mentre mangiano un pasto caldo. Com'era presumibile, anche Yamato sta formando i suoi foderi, così come fece Oden. Anche questi, come quelli dell'ex Daimyo, presi dalla strada. Ma passando al capitolo vero e proprio, si parte con una panoramica di Egghead e dintorni. Vediamo gli effetti dell'Haki di Joy Boy sulle persone lì vicine. Marines e agenti governativi sono tutti quanti svenuti. Solo Snake è riuscita a sopportarlo, e presumibilmente anche gli altri Seraphim. Abbiamo in questo modo un'ulteriore prova della loro potenza, e non scordiamoci che sono ancora dei bambini che col tempo possono diventare ancora più forti. Da notare che persino i vice ammiragli non si sono ancora ripresi, non che avessi chissà quelle aspettative. Ma ci spostiamo nella nave dei giganti. Dory e Brogy vengono informati dalla loro vedetta che il pericolo è scampato. Tutti gli avversari sono svenuti. Al che Dory fa un commento molto interessante. L'Haki che è stato appena rilasciato è più potente persino di quello del rosso. Ora, questo ci fa capire che per il loro metro di misura, l'Haki di Shanks rappresenta il meglio del meglio. Abbastanza intuibile, è vero. Ma fermatevi un attimo a pensare a quanto cavolo debba essere potente quello di Joy Boy. Shanks è riuscito a colpire ad una distanza siderale l'ammiraglio Ryokugyu, il quale ha capito istantaneamente chi lo avesse colpito. Il fatto che qualcuno abbia un Haki ancora più potente fa alzare l'asticella dei miglioramenti che Luffy dovrà fare per arrivare all'Elite, per arrivare a battere Imsama. Può darsi che nella saga di Elbaf potrebbe esserci qualche chance di capire un po' di più il suo funzionamento, o quantomeno allenarlo contro avversari ostici, così come li ha affrontati ad Egghead. Chissà che non venga anche a sapere come inglobare l'Haki negli oggetti. Oppure scopriremo che, arrivando ad un certo livello di potenza, l'Haki del Re consenta di utilizzare abilità speciali finora sconosciute. Vediamo poi una scena tristissima di Luffy sorridente che saluta un Nemeth totalmente privo di energia, spento. Ma la tristezza dura per pochissimo, perché i giganti suonano la carica. Si parte per Elbaf. Nel frattempo vediamo la solita versione di Luffy anziano che sta sulle braccia di Nami. Infame. Bonney che dorme tra le braccia del padre. Carinissima. Usopp che saluta i suoi maestri. Emozionante. E Zoro che sospira. Figo come al solito. Ma passiamo al cuore del capitolo. Il super mega flashback di Vegapunk che spiega nel dettaglio quanto successo nelle ultime due settimane. Iniziamo con Stella, Shaka e Pythagoras che notano qualcosa che non va leggendo i dati della Power Station. Qui accennano a roba molto tecnica che non ha tanto senso stare qua a discutere. Voglio però dare il merito ad Oda di essere stato molto specifico e tecnico nella spiegazione delle anomalie. Il flusso di neutroni di cui parlano è effettivamente una misura che si utilizza in fisica nucleare e indica la popolazione e la velocità dei neutroni all'interno del nucleo. Mi ha fatto ridere che immediatamente Vegapunk incolpi Lilith di essere il traditore. E qua sono sicuro che Oda abbia voluto giocare sulla stragrande maggioranza dei lettori che pensavano fosse lei la traditrice. La cosa curiosa è che alla fine invece è stata lei a salvarsi e a portare avanti l'eredità di Vegapunk. I tre scoprono che si tratta di York e utilizzano la Stealth Mode, in modo da non collegare i loro pensieri al Punk Records. Quindi capiamo come abbia fatto York a non farsi scoprire dagli altri punk. Hanno anche scoperto che è stato un Sea Beast Weapon a trasportare Mother Flame, cosa che effettivamente ci eravamo sempre chiesti. Decidono così di non far uscire allo scoperto York, perché tanto ormai la frittata era fatta, avendo mandato Mother Flame al governo.
Qui Vegapunk dice che anzi possono sfruttare la fiducia di York per capire fin dove vuole spingersi il governo e magari provare a mitigare il danno. Ma questa cosa non torna. In che modo possono sfruttare questa situazione se non ha lasciato scritto chi è il traditore? E poi, una volta letto che il governo avesse scoperto i suoi studi, come mai non gli è venuto il dubbio che qualcuno avesse snicciato? A parte questo piccolo appunto, devo dire che la risoluzione di Oda è stata molto attenta. Così capiamo perché Vegapunk fosse sorpreso quando ha scoperto York, e si capisce anche perché nel suo messaggio diceva che qualcuno avesse rubato un pezzo di Mother Flame. Così capiamo al 100% il dialogo tra Shaka e Dragon ad inizio saga, e ho apprezzato l'atteggiamento di Vegapunk, che all'inizio cerca di fuggire, ma poi, gradualmente, si rende conto che è giusto che muoia. Anche se effettivamente non sappiamo se abbia scoperto che alla sua morte sarebbe partito il messaggio, visto che dice, letteralmente, sto iniziando a credere che la mia morte darà inizio a qualcosa di importante. In generale ho apprezzato che ci sia stato detto praticamente tutto, senza che lasciasse delle cose in sospeso. Però sinceramente avrei preferito che stringesse coi tempi. Secondo me potevano bastare poche pagine per capire il piano di Vegapunk di queste due settimane. Una cosa invece molto interessante del flashback è Vegapunk che dice di dover preservare la tecnologia di creazione delle nuvole, visto che potrebbe servire in futuro. Questo perché, col livello del mare che si è alzato, e se le cose andranno male, si alzerà ancora, un'ancora di salvezza potrebbero essere le isole nel cielo. Chissà che parte di esse non siano state create 800 anni fa per salvarsi dall'inondazione che spazzò via tantissimi territori. E passiamo alla pagina finale. Mentre in sottofondo ci sono le parole di Vegapunk, che dice che spera che siano i Mugiwara a trovare il One Piece, vediamo i giganti alzare in alto Usopp e Luffy festeggiando. Bellissima, gasa un botto, però avrei preferito vederla in doppia pagina. Peccato, ma sono sicuro che le occasioni non mancheranno adesso che i nostri arriveranno ad Elbaf. Con questo capitolo possiamo dichiarare chiusa la saga di Egghead. Saturn non può mettersi alle loro calcagna, non ha delle navi che lo supportino nell'attacco e può darsi pure che Lucky di Joy Boy lo abbia debilitato alla trasformazione. È stata una saga che ha avuto molti alti e pochi bassi, ma quei bassi si sono fatti parecchio sentire. Ho apprezzato che questa saga si differenzi dalle altre, non abbiamo un popolo da liberare, neanche un nemico da sconfiggere, piuttosto una forsennata fuga. Un po' come il primo arcipelago Sabaudi, e i parallelismi con quella saga sarebbero parecchi. In questa saga ci sono state delle rivelazioni trasmesse al mondo intero, che daranno il via ad una fase totalmente inedita di One Piece, riassumibile con la scan in cui vediamo i pretendenti al One Piece. Una corsa, folle, al tesoro lasciato da Joy Boy. Adesso però la nostra attenzione deve essere su una cosa sola. Elbaf. Penso che tra due capitoli cominceremo a scorgere il Warland. Nel prossimo magari vedremo le reazioni del mondo, con quella immancabile di Akainu. E i giganti potrebbero accennare alla situazione politica presente ad Elbaf, magari parlando anche del principe Loki. Vi avviso che nei prossimi giorni uscirà un video interamente dedicato ad Elbaf e, così come facemmo per Wano, il mega riassuntone di Egghead. Non perdeteveli. Il mio voto al capitolo è 6, belle le gag, belli momenti chill, ma troppe ripetizioni e perdite di tempo. Ma si perdona lo stesso, visto che siamo a fine saga. Alla prossima e sayonara. Bene picciotti, il video termina qui, speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!